Io e tua madre siamo contenti così. Bello di papà! Sei diventato ragioniere! Ha debuttato al Teatro Eliseo a Roma un borghese piccolo piccolo tratto dall'omonimo romanzo del 1976 di Vincenzo Cerami con protagonista Massimo D'Apporto alias Giovanni Vivaldi, uomo di provincia che lavora al ministero con l'ossessione di sistemare il figlio Mario, anche e soprattutto tramite una scorciatoia, inguaribile vizio degli italiani. Ciao, bene, ti disturbo un attimo per via di Mario, sai? Tuo figlio, sì. Ragioniere, no? Sì, vorrei fargli fare il concorso, ecco ti ho portato il bando. Beh, vediamo un po' quello che ti può fare, dammi. Allora. La sera della prima l'attore ci ha spiegato. Ho letto il romanzo. Mi era piaciuto tantissimo, perché è una facilissima lettura ed è uno spaccato del carattere degli italiani che va avanti da sempre. E a distanza di 40 anni quell'Italia è attualissima. Infatti il pubblico si riconosce nel personaggio di Giovanni Vivaldi. Impossibile non pensare subito all'omonimo film di Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Il personaggio di Giovanni Vivaldi, cosa che non è stata portata nel film, è piuttosto violento ed è c'ha tutti i segnali per essere un potenziale assassino. Pur di favorire il figlio Mario nel concorso, Giovanni Vivaldi entra nella massoneria, ma improvvisamente Mario muore in una sparatoria e il padre decide di farsi giustizia da solo. Ciò nonostante il pubblico ama il protagonista, il regista Fabrizio Coniglio. Forse lo amiamo perché ci appartiene così tanto, cioè così vicino, e questa è la grandezza di Vincenzo Cerami, che ne dà veramente delle sfaccettature enormi, ne dà una grandissima umanità, non sono mai piatti i personaggi, ecco perché secondo me questa storia doveva essere raccontata in teatro, perché ha una grande valenza proprio anche civile. Altro protagonista sono le musiche dello spettacolo, scritte dal grande amico di Cerami, Nicola Piovani. Com'è stato questo lavoro? Ovviamente emozionante, perché di questo lavoro avevamo parlato tante volte insieme, dell'ipotesi che diventasse un giorno uno spettacolo teatrale, quindi abbiamo parlato anche di come lavorare eventualmente con la musica, quali temi usare. Infatti il tema dominante è un tema che stava molto a cuore a Vincenzo. Vieni Mario, dai che sta finendo la partita!